Ciao e bentornati sul canale. Oggi andremo a vedere come costruire dei cassetti. Ho già fatto un video riguardo a due modi per costruire un cassetto che vi lascio qui in alto nelle schede se non l'avete ancora visto. Però a differenza del video di oggi è che andrò a utilizzare esclusivamente il banco Sega. Quindi realizzerò un cassetto come questo, un classico cassetto utilizzando i fori a tasca, un fondo removibile di dimensioni diciamo generose utilizzando queste guide ad estrazione totale. Io ne ho già comprate un po' di queste, devo dire che sono veramente ottime. Quindi adesso andremo a finire finalmente il mio bancone e realizzerò tre cassetti. Vediamo. Bene, la regola base è sempre una, quindi calcolare la luce disponibile. Nel mio caso è riguardante il mobile oppure può essere anche di una carcassa che abbiamo realizzato appunto per farci stare dentro la cassettiera. Quindi le due misure che andiamo a rilevare sono la luce interna, nel mio caso 45 mm, e l'altezza appunto che nel mio caso è di 695 mm. Fatto questo, decidiamo quanti cassetti mettere. Chi mi segue su Instagram sicuramente avrà già visto che nel progetto io ho fatto quattro cassetti, però adesso ho fatto un cambio dell'ultimo momento perché per due motivi. Diciamo, quello ufficiale è che secondo me viene esteticamente più bello avere un cassettone grosso sotto e due cassetti più piccoli sopra. A dirla tutta, poi risparmio anche una di queste, che tra l'altro mi sono anche dimenticato di ordinare, quindi adesso ne ho appunto tre, quindi anche volendo farò comunque tre cassetti. Però diciamo che mi piace di più con tre cassetti che con quattro e penso che lo utilizzerò anche meglio. Quindi come si fa a calcolare i cassetti? Io adesso ho deciso appunto di farne tre, però non saranno tre uguali, quindi saranno, ho diviso la luce in quattro parti. Da queste quattro parti farò due parti uguali, un cassetto e due cassetti e due parti andranno a occupare un cassetto. Ok, una volta deciso quanti cassetti fare e decisa anche l'altezza di ogni cassetto, tenendo conto di lasciare un po' di gioco, un po' di aria tra uno e l'altro. Io lascerò circa 15 mm, mi pare, da progetto tra un cassetto e l'altro. Quindi detto ciò, vi prendete le vostre misure calcolando appunto questa luce qua. Nel mio caso farò tre cassetti da 15 cm di altezza. La lunghezza è data dalle guide, quindi 700 mm. L'altezza 15, abbiamo detto, quindi un cassetto, vabbè, l'ho già realizzato, andrò a creare gli altri due, quindi altezza 15 per 700 mm e farò i due fianchi, mentre per il frontale vediamo dopo come farlo. Ok, allora ora che ho sfilato tutte le tavole, io qui ho i laterali pronti su misura, mentre questi che sono i frontali e i retro da tagliare a misura. Come faccio ad essere sicuro del taglio? Il cassetto verrà montato, adesso prendo dei pezzi così, in questo modo. Quindi il frontale andrà a battere contro il pezzo laterale. Quindi il modo che uno viene in mente è classico: misurare appunto la luce, togliere lo spessore delle guide, togliere lo spessore dei pannelli e ho la misura effettiva che mi serve. Però i pannelli multistrato non sono mai tutti alla stessa misura. Per esempio questo è un multistrato da 15, ma non è un 15 mm esatto. Se noi andiamo a misurarlo col calibro, questo ad esempio è un 14,9, 14,95, questo invece è un 15,6, 15,5, quindi c'è sempre quel 5-6 decimi che ballano. Se calcoliamo 5 decimi per 2 diventa già un millimetro in più o in meno è tanto. Quindi come fare a evitare questo problema? Calcoliamo la luce che ci serve, quindi nel mio caso è
450 mm. Togliamo lo spessore delle guide, quindi nel mio caso sono 26 mm totali, perché sono da 13 mm queste, quindi 450 mm meno 26, 424 mm. A questi 424 dovrei togliere lo spessore, però per essere sicuro utilizzerò dei pezzi di scarto, quindi io imposto la sega a 424 mm grazie al mio tavolo che ho ampliato, la misura è precisa al millimetro. Adesso, per fare un taglio pulito e in sicurezza, utilizzo una slitta. Adesso questa qua è la mia vecchia slitta che avevo sul mio vecchio banco sega, quella rifarò, però diciamo che funziona ancora perfettamente bene. Ho impostato il ferro, la guida a 424 mm. A questi devo togliere lo spessore del laterale, quindi prendo due pezzi di scarto dello stesso materiale, li metto qui in battuta, prendo il pezzo da tagliare, lo mando in battuta, tolgo il pezzo così non fa attrito e ho la mia misura precisa. What is freedom? I think I stole this from Bob Dylan, but maybe I stole this from Woody Guthrie. Freedom for me is waking up in the morning and going to sleep at night, and in between doing exactly what I want to do. What's the secret to happiness? The secret to happiness is finding something you love and then doing that for the rest of your life. Come si procede? Si decide innanzitutto a che distanza fare il fondo del cassetto. Diciamo che non è consigliabile farlo troppo vicino, perché sennò questo potrebbe cedere. Io adesso lascerò tipo 5 mm, quindi creerò a 5 mm uno scasso dello spessore del fondo, nel mio caso 4 mm, per accogliere appunto il fondo. La lama è da 3, quindi dovrò fare due passate adesso, e poi bisogna anche decidere, oltre che questa distanza, anche quanto entrare nel legno. Il mio è un multistrato da 15 mm, quindi entrerò a metà, diciamo a 7 mm. Quindi bisogna impostare la sega a 7 mm. Ci sono vari calibri, io ho provato col calibro, ho provato anche un misuratore d'altezza con la squadretta. Oggi vogliamo provare in questo modo, quindi io imposto la mia squadretta a 7 mm. Prendo il mio pezzo di multistrato e faccio così. Adesso vado alla sega e regolo l'altezza in base alla riga. Fatto questo, imposto la guida a 5 mm. Faccio la prima passata, poi la imposto a 6 mm e faccio la terza passata, la seconda passata, per guadagnare 4 mm qui. Quindi adesso regolo la lama e parto coi tagli. Bene, a questo punto abbiamo i due laterali del cassetto,
abbiamo il retro del cassetto che è stato tagliato più basso, quindi a filo della scalanatura, e il frontale, il falso frontale del cassetto. Quindi per calcolare il fondo che andrà qua dentro, vabbè, lo spessore è dato appunto dalla gola del materiale che abbiamo, quindi nel mio caso 4 mm. La lunghezza del fondo sarà data da lunghezza di questo, cioè del lato. La larghezza del cassetto invece sarà data dalla lunghezza di questo, quindi del frontale, più la profondità delle due gole. Bene, adesso andrò a fare i fuori a tasca sui due frontali con il mio jig e poi posso procedere al montaggio. Ok, due cassetti sono pronti, mi manca solo il terzo. Questo qui l'ho fatto così in modo che se casualmente il fondo dovesse sfondarsi, dovesse rompersi per qualsiasi motivo perché gli mettiamo troppa roba, si può sfilare, quindi c'è solo questa vite che lo tiene e gli incastri ovviamente, però così non devo smontare tutta la scocca, ma basterà togliere questa vite, sfilare il fondo che è quello più soggetto a rompersi e infilarlo in un nuovo e il gioco è fatto e abbiamo il cassetto a posto. Prima di andare a montarli vado a fare il fondo invece del cassetto più grosso, quello che andrà sotto. Essendo più grosso, per evitare proprio questo problema, farò un pannello da 15 mm, glielo avviterò direttamente sopra. Quindi taglio il pannello e poi andiamo a installare le guide. Ah, sicuramente ci sarà più di un metodo per installare le guide, ma come regole io sinceramente rispetto all'altezza da tenere non ne ho viste in confronto di quelle economiche che vanno montate per forza sotto il cassetto, quindi lì c'è un'altezza prestabilita. Queste bene o male possono essere messe diciamo subito sopra il cassetto, a metà cassetto, in base a come uno c'ha voglia, diciamo, in sostanza. L'unica regola, diciamo, da seguire è che queste devono essere montate a filo del mobile, o come ho fatto io, un millimetro in dentro, giusto per, e che siano ovviamente una alla stessa altezza dell'altra. Quindi una volta scelta più o meno l'altezza da tenere, si possono montare le prime, poi per fare le altre si può costruire benissimo una dima per avere le guide sempre alla stessa altezza. Io adesso monterò il primo cassetto e poi vedrò a che altezza fare gli altri. Adesso metto due spessori da 4 mm, dovrebbe bastare, e monto il primo cassetto.
Bene, ora che i cassetti sono pronti, li ho montati, sono in posizione, vado a mettere il frontale. Quindi utilizzerò questo pannello. Lo taglierò in tre parti, però sfrutterò lo stesso pannello in modo da dare una continuità nel disegno, un fattore estetico, diciamo. E questo è il risultato finale, devo dire che è venuto abbastanza bene, dovrò dargli una finitura. Comunque i cassetti sono belli capienti, qua io ho messo, diciamo, gli strumenti che uso di più, le metromatita, quelli che mi servono, che uso più spesso. Qui sotto ho messo i miei jig. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, commentare qua sotto cosa ne pensate di questo video, e vi invito anche a seguirmi sui vari social, in particolare su Instagram, dove pubblico varie foto, anticipazioni e progetti di cui non faccio video. Qui sotto in descrizione trovate tutta l'attrezzatura che ho utilizzato, quindi se volete dare un'occhiata così potete farlo, trovate varie informazioni utili, e non dimenticate di mettere il mi piace. E noi ci vediamo al prossimo video.